Buongiorno e benvenuti a Opera Online in questo 21 agosto. Spero state bene, state avendo un bel periodo in famiglia, di riposo con il Signore e oggi siamo entusiasti per l'incontro che avremo in questa domenica. Siamo felici anche di ascoltare una cara amica nostra, una persona che ha fatto parte di Opera in anni passati e ora vive a Milano, Rebecca, insieme a suo marito Stefano, sono molto cari a noi, oggi fanno parte della chiesa stasera a Milano e siamo molto felici di ascoltare da Rebecca oggi. Però ora iniziamo a rasserenando i nostri cuori, voltandoli verso il Signore e iniziando questo incontro adorando il nostro buon Dio. Quando c'è una battaglia, tu dai la vittoria. C'è una montagna, tu la puoi muovere. Quando sono nel buio, vedo il tuo amore. Se sono al sicuro, è perché tu sei con me. Stop!
deluderai, non mi deluderai mai. Non mi deluderai, non mi deluderai mai. Non mi deluderai, non mi deluderai. Sta cambiando, lo Spirito di Dio è qui, la sua presenza intorno a noi, lo Spirito di Dio è qui, e l'atmosfera sta cambiando. Spirito di Dio è qui, la sua presenza intorno a noi, lo Spirito di Dio è qui, riempi tutto in noi, il tuo grande amore c'è, cerco. Cercare il tuo amore immenso. E l'atmosfera sta cambiando, lo Spirito di Dio è qui. Sua presenza intorno a noi, lo Spirito di Dio è qui, riempi tutto in noi, il tuo grande amore ci circonda, noi veniamo per te a cercare. Oh.
miracolo succederà. Lo Spirito di Dio è qui, la sua presenza intorno a noi. Lo Spirito di Dio è qui. Una delle conversazioni più ricorrenti che ho con mio figlio Simone di 6 anni comincia spesso con perché. Perché devo andare a letto a quest'ora? Perché non posso cenare mangiando solamente cioccolatini? Perché non posso andare a scuola in pigiama? Ecco, sono ovviamente i perché di un bambino, che però diventano sempre più difficili e complessi man mano che cresce e osserva, oltre che se stesso, anche il mondo intorno a lui. E allora gli interrogativi e le domande diventano: perché la gente non rispetta l'ambiente e butta la spazzatura per terra? Perché le persone non riescono a volersi bene? Perché quando litigano non riescono a fare la pace e c'è la guerra? Questi ultimi sono gli interrogativi che lo lasciano ovviamente più perplesso e confuso, nonostante io cerchi in qualche modo nel mio piccolo di spiegargli le cose. Come perplesso e confuso è il personaggio su cui rifletteremo brevemente oggi insieme, Abacuc. Un personaggio che però fa un viaggio dalla confusione alla consolazione, dalla perplessità alla pace, potremmo dire dai tanti perché ai tanti motivi di lode. E lo fa passando per 3 tappe che indicheremo con 3 parole. Perché, aspetta e loda. E credo che riconoscere queste tappe nel viaggio di Abacuc possa aiutare anche noi in quelle stagioni della vita, quando ci sembra che ciò che viviamo, Dio compreso, non abbia molto senso. Chi è Abacuc? Abacuc fa parte dei profeti minori, ma non perché siano meno importanti o perché il messaggio che portavano fosse meno importante, ma solamente perché ciò che hanno profetizzato, ciò che profetizzarono è di fatto più breve. Infatti il libro di Abacuc conta solamente 3 capitoli. Non ci viene detto tanto di Abacuc in realtà, ma sappiamo che profetizza poco prima la nascita dell'impero babilonese intorno al 600 a.C., che è un periodo storico particolare, lo vedremo tra poco. E anche se non si sa altro tanto di lui nella Bibbia, lui sarà citato più volte nel Nuovo Testamento. Il libro di Abacuc è anche unico tra tutti i profeti, i quali solitamente ricevevano una parola da parte di Dio che poi comunicavano, profetizzavano al popolo, solitamente per spingerlo a cambiare rotta, a cambiare comportamento rispetto a come si stavano comportando in quel momento. Abacuc invece è interamente strutturato come un dialogo, è una conversazione, un dialogo tra Abacuc e Dio, una conversazione in cui Abacuc ha domande da fare a Dio e su Dio, e dove Dio risponde, interagisce con Abacuc. Come tutti i profeti, Abacuc porta la parola di Dio alla gente, certamente, ma quello che è particolarmente interessante è che trasmette anche le nostre parole a Dio. Lui pone davanti a Dio tutta la sua confusione e così facendo, in un certo senso, potremmo dire, parla anche per noi. Le domande di Abacuc sono domande forti, sono i grandi interrogativi dell'esistenza umana. Perché esiste il male? Perché il malvagio prospera? Perché Dio di fronte a tutto ciò non intervieni? Così, nel caso fossimo tentati di credere che una genuina fede in Dio ci tolga ogni dubbio e ogni interrogativo, possiamo senz'altro dire con certezza che il libro di Abacuc ci regala una bella dose di realismo biblico. Ecco un uomo abbastanza audace da chiamare in causa Dio con le sue perplessità. Ecco infatti cosa dice nei primi versetti. Lo leggiamo. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Ecco la prima tappa del viaggio di Abacuc. Perché?
Chiedere perché è la prima cosa che ci viene fuori quando ciò che vediamo accadere a noi non corrisponde, attorno a noi, non sembra corrispondere all'idea che abbiamo di Dio, a ciò che sappiamo di Dio, no? Le domande di Abacuc, potremmo dire, sono anche le nostre, ci riconosciamo, no, in quelle domande. Perché lo permetti? Perché intervieni o non intervieni in questo modo o nell'altro? Abacuc era sopraffatto da quella domanda, da quei perché, da quel fino a quando. Perché viveva a Gerusalemme, alla fine del VII secolo, come abbiamo detto, e dopo il regno del re Giosia. Ora, Giosia fu un grande re che mise in campo una serie di bellissime riforme e che da giovane ebbe una straordinaria esperienza di conversione e scoprì la legge. E dopo averla letta fece abbattere tutti gli altari pagani e restaurò il Tempio. E ci fu un certo grado di stabilità e prosperità in quel periodo, perché Dio benedisse la nazione. Ma a questo re successe il re Joachim, che ben presto riuscì a capovolgere tutte le cose buone che il re Giosia aveva fatto. Sotto il suo regno, sotto il regno di Joachim, il popolo ignorava le leggi di Dio e Joachim portò il popolo lontano, lontano da Dio. Gradualmente iniziò un terribile declino, un deterioramento morale e spirituale che avrebbe avuto delle conseguenze tragiche per tutta la nazione. Questo era il contesto in cui Abacuc esercitò il proprio ministero. Le sue domande erano molto legittime, cioè com'è possibile che ci sia così tanto male in Giuda, così tanta malvagità e tu, Signore, sembri non far nulla? Abacuc non lotta solo con il problema, no? Con il problema in sé, ma lotta con Dio, c'è molta intensità nel suo modo di esprimersi, le sue parole sembrano urlate, gridate. La vera crisi per Abacuc non era soltanto dovuta al deterioramento che vedeva fra il popolo di Dio, ma anche al fatto che egli gridava ripetutamente a Dio, ma Dio apparentemente non ascoltava. Il problema per lui non era solo la peccaminosità del popolo, ma anche l'apparente ritardo nell'intervento di Dio, e tale ritardo appariva come una macchia sul carattere giusto di Dio. Se tutto ciò che so di te è vero, pensava Abacuc, allora perché non agisci? Perché questo ritardo? Signore, fino a quando? Perché? Sono le domande che abbiamo letto all'inizio. Ma abbiamo detto che questo è un dialogo. E infatti dopo queste domande, ecco Dio come risponde. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, perché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Io sto per suscitare i Caldei, quella nazione crudele ed impetuosa. Dio risponde ad Abacuc e lo incoraggia ad allargare lo sguardo. Gli dice: guarda, guarda bene. E Abacuc aveva bisogno di fare proprio questo, cioè di appropriarsi di una prospettiva più ampia nella quale viene confortato da Dio, che gli fa notare che non solo aveva udito la sua preghiera, ma che soprattutto era già all'opera, stava già operando. Perché non intervieni? Chiede Abacuc. No, gli dice Dio, io sono già all'opera, se solo hai occhi per vedere. A volte è un po' così anche per noi, no? Abbiamo delle precise aspettative sul tempo e sul modo in cui Dio dovrebbe intervenire nella nostra vita e nel nostro mondo. Pensiamo di sapere esattamente in quali modi la nostra preghiera dovrebbe trovare risposta. Guarda bene, dice Dio, guarda bene. Perché Abacuc stava sì guardando, vedeva l'ingiustizia, la violenza, la malvagità, ma aveva bisogno di una prospettiva diversa. Aveva bisogno di una prospettiva che includesse Dio in ciò che stava vedendo. E anche per noi, anche noi abbiamo bisogno di un simile cambio di prospettiva nel modo in cui vediamo le cose. Dobbiamo cominciare a scorgere un'altra storia per accorgerci che sotto la superficie delle nostre vite c'è la molto più grande realtà di Dio. Sotto la superficie delle nostre vite c'è la molto più grande realtà di Dio.
Siamo parte di una storia più grande che non comincia e non finisce solo con noi stessi. Ma torniamo alla nostra storia, perché se da una parte questa risposta di Dio, no, tranquillizza Abacuc sul fatto che Dio lo avesse ascoltato, che in qualche modo fosse all'opera, lo sconvolge letteralmente dall'altro, perché i babilonesi o i caldei, che erano la soluzione che Dio stava mandando ai perché di Abacuc, erano un popolo terribile, come abbiamo letto, e Abacuc lo sapeva bene. Ma Abacuc non teme di portare anche questa obiezione, questa perplessità a Dio. Ma e questa volta però lo fa in un modo differente. Lo fa ricordando le verità di Dio, ciò che sa di Dio. Infatti al versetto 12 dice: «Non sei tu dal principio, o Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Oh Signore, tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi». Così è in un certo senso anche per noi, no? Potremmo avere ogni sorta di interrogativi, ogni genere di domande, ma c'è di grande aiuto ed è essenziale esprimerli nel contesto delle nostre certezze, che sono le fondamentali verità della fede cristiana. Mentre siamo perplessi e lo diciamo a Dio e lo dobbiamo dire a Dio, dobbiamo anche affermare ciò che sappiamo essere vero. Come disse Wiersbe in un'occasione: quando siete nell'oscurità, non dubitate di ciò che Dio vi ha detto nella luce. Abacuc infatti ricorda a se stesso che Dio è fedele e mantiene il suo patto, lo chiama il mio Dio, il mio Santo, che Dio è l'unico elemento stabile in un mondo incerto, la mia rocca, e che Dio ha il controllo della storia. Quali sono le domande che vorresti gridare a Dio perché ciò che vede accadere in te o attorno a te non ha senso? Se anche tu sei in questa tappa del percorso, ricorda, non è sbagliato fare a Dio domande difficili, non è un affronto aprire il cuore a Dio per dirgli esattamente come ti senti. Dio è abbastanza grande da sostenere tutto ciò, ma allo stesso tempo fai tue, afferra le promesse di Dio. Perché la risposta di Dio potrebbe richiedere tempo o essere diversa da quella che ci aspettavamo. E così, dopo aver espresso i nostri perché, dobbiamo, come Abacuc, aspettare e in questa attesa avere fiducia. Potremmo definirla un'attesa attiva. Ed è questa la seconda tappa del viaggio di Abacuc. Abbiamo detto perché, ora siamo in aspetta. Dopo tutte le angosciose domande e perplessità del capitolo 1, nei primi versetti del capitolo 2 troviamo in Abacuc una volontà decisa, determinata. Ecco infatti cosa dice: «Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Il Signore mi disse, mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché è una visione per un tempo già fissato. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà». Come altri profeti, anche Abacuc usa l'immagine la bellissima immagine del guardiano, della sentinella che sta in postazione sui bastioni della città. Si lascia alle spalle una città, quella stessa città che prima suscitava in lui tutte quelle domande, e sale le scale che fiancheggiano le mura. È lì, in un posto dove sicuramente la prospettiva della città e degli avvenimenti è diversa. È lì che aspetta una visione rinnovata. Potremmo dire: quando le domande diventano difficili, devi stare al posto giusto, nel posto giusto, per poter sentire le risposte. Abacuc aspettava, e aspettava in silenzio, perché un ascolto attento, no, come abbiamo letto, presuppone necessariamente il non parlare in quel momento. Ma non aspettava passivamente. Aspettava in silenzio, ma come una sentinella, un'attesa attiva.
Aspettare non è tra le cose che più ci fa piacere, no? Cioè a me sicuramente, almeno a me per niente. E non è neanche facile, diciamocelo, no? Ma è parte del viaggio, è parte di quel processo, è parte di quel percorso, no? In cui possiamo però legare la nostra anima a Dio sempre di più. Come dice un salmo, io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, l'anima mia si lega a te per seguirti. Aspettare con fiducia equivale a sperare. E sperare nella Bibbia non è un chissà se, forse Dio farà, non lo so. No, aspettare è sperare e aspettare quell'attesa certa che Dio farà quanto promesso. Sperare è quell'attesa certa che Dio farà quanto promesso. Abacuc in questo modo tocca i due estremi della preghiera, cioè un cuore che si riversa, si apre totalmente a Dio, è lo stesso cuore che poi si rimette a quello stesso Dio con fiducia, un cuore che si riversa apertamente a Dio e poi si rimette a Dio con fiducia. Infatti, al versetto 4, ecco cosa dichiara: il giusto per la sua fede vivrà. E questo è il punto di svolta di Abacuc, è la chiave, no? È il punto, è il turning point per Abacuc. E questo versetto è citato tre volte nel Nuovo Testamento e in tutti e tre i casi esso ha a che fare con, potremmo dire, quella fede che salva, mentre nel contesto di Abacuc è legato alla certezza dell'intervento di Dio. La fede perciò non è qualcosa che ci serve solo per essere salvati, cioè qualcosa che mettiamo in campo una sola volta nella vita. No, la stessa fede che abbiamo messo in Cristo, quando abbiamo creduto che Lui è intervenuto nella storia degli uomini e nella nostra storia per redimerla attraverso Gesù, è la fede che dobbiamo esercitare per continuare a fidarci di Dio nella vita di tutti i giorni, anche quando le cose intorno a noi non sembrano avere senso. Camminiamo per fede, non per visione, no? Dice in un altro passo della parola. Abacuc ha già, vedete, ha già fatto un po' di strada, no? Al versetto 20 dice: ma il Signore è nel suo tempio santo, cioè ha il controllo. Vedete come Abacuc si è spostato, cioè ha camminato all'interno della questione ed è passato dall'interrogare Dio, perché fino a quando, no? Abbiamo visto prima, al fidarsi di Dio. Non sappiamo quanto tempo ci abbia messo Abacuc per fare questo passaggio. È un passaggio che non ha una tempistica stabilita e soprattutto non è uguale per tutti. Ognuno di noi avrà bisogno del suo tempo, ma l'invito è a non mettere radici, cioè a non costruire tende in quella fase di transizione, non abitare nei perché, ma cominciare a progredire, cioè aspettando fiduciosi l'intervento di Dio. Cioè non, dobbiamo, abbiamo detto, parlare a Dio, esprimere a Dio tutto, aprire il nostro cuore totalmente a Dio, ma non abitiamo, non facciamo delle tende in questa fase, ma cominciamo a progredire aspettandoci, fiduciosi, che Dio interverrà. Perché questo ci porterà ancora più avanti, quasi potremmo dire spontaneamente, a lodare Dio. Ed è questa la terza tappa del viaggio di Abacuc. Perché, abbiamo detto, no? Tutte le sue domande, aspetta, aspettare fiduciosi l'intervento di Dio e loda. E trovo molto interessante che nel Salmo 5, al versetto 11, Davide associ il fidarsi di Dio al rallegrarsi, al gioire in Dio. Lo leggiamo, leggiamolo un attimo insieme. Si rallegreranno, dice, tutti quelli che in te confidano. E questo è esattamente ciò che troviamo alla fine del viaggio di Abacuc, perché alla fine del capitolo 3, sentite cosa dice Abacuc: ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza.
Egli renderà stabili, renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Notiamo, no, che non è un gioire, sia nel Salmo che in Abacuc, non è un gioire delle circostanze, perché sarebbe assurdo, no? È fuori logica quando queste ultime sono oggettivamente difficili, negative, ma è un gioire nel Signore, in Dio, all'interno di quelle circostanze. Ed è ciò che fa Abacuc. Abacuc canta e loda. Tutto il capitolo 3 è un inno di lode. E Abacuc loda in mezzo anche alla sua angoscia. E loda ricordando la fedeltà di Dio nel passato, sapendo che sarà rinnovata anche nel presente e per il futuro. Il viaggio di Abacuc, come abbiamo visto, è cominciato da tanta rabbia, da tanta confusione, da profonde perplessità e da domande davvero difficili, ma termina nella consolazione, nella lode, nella pace, nonostante fosse consapevole del giudizio di Dio in arrivo. Non è lo stesso Abacuc che abbiamo visto all'inizio, no? È un altro Abacuc. Ha camminato. Il suo viaggio con Dio attraverso queste tappe lo ha portato a poter dire alla fine, se volessimo parafrasare, no, gli ultimi versetti del capitolo 3, anche se la vita è rotta, è sterile, è difficile, sembra a tratti non avere senso, io loderò il Signore e gioirò nel Dio della mia salvezza e Dio farà la sua parte, renderà stabili i miei piedi, cioè Dio si assicurerà che i miei piedi, i nostri piedi, siano piantati e stabili e ci porterà sulle alture, cioè ci aiuterà, aiuterà me e te a navigare quelle circostanze. È un viaggio, abbiamo detto, è un viaggio, è stato un viaggio per Abacuc ed è allo stesso tempo un viaggio anche per me e per te. E in questo viaggio non si possono saltare le tappe, ogni tappa di questo viaggio è necessaria. Perciò ti chiedo adesso, dove sei oggi? In quale tappa di questo viaggio ti trovi? Se sei pieno, sei piena di domande, ricorda che Dio è abbastanza grande da portare tutto il tuo peso. Apri il tuo cuore a Dio. Riversa tutto ciò che hai nel cuore a Dio. Dio è abbastanza grande da portare tutto il tuo peso. Se sei in attesa, invece, ricorda che certamente Dio risponderà anche in modi che non ti aspetti. Quindi usa quell'attesa per legare la tua anima sempre di più a Lui. E se sei già passato o passata per le due tappe precedenti, allora non dimenticare, non scordarti di lodare e riconoscere che la stessa fedeltà di Dio che ti ha portato fin qui oggi ti porterà ancora più avanti domani. Vieni, lascia il tuo dolore ora qui ai piedi miei, perché non il tuo bisogno sai, è chiaro gli occhi miei. Lascia i tuoi passi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te. Tra le mie braccia sicuro sei, io sono Dio, tutto è possibile. Lasciami le tue paure, tutte quante ai piedi miei, i pensieri oscuri dagli a me, e pace in cambio avrai. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te. Le mie braccia sicuro sei, io
Io sono Dio, tutto è possibile da me. Vieni, lascia il tuo peccato, il suo posto ai piedi miei. Lascia pure la vergogna che ho preso già su me. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È già da molto che aspetto proprio te. Tra le mie braccia sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile. Lascia i dubbi del tuo cuore, sempre qui ai piedi miei. Io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È già da molto che braccia sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia i tuoi pesi, lascia i tuoi pesi ai piedi miei. È tutto molto che aspetto proprio te. Braccia sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Io sono Dio, tutto è possibile. Alziamoci, continuiamo a lodare. Che riporto a te.
te è, chi può conoscerlo? Nel libro di Deuteronomio, nell'Antico Testamento, al capitolo 26, che parla delle offerte, dell'atteggiamento che Dio invita le persone ad avere per le offerte. E questo capitolo parla delle indicazioni che Dio dà quando a tutti gli israeliti e quando sarebbero andati periodicamente a portare le loro primizie, il primo raccolto, i primi frutti del raccolto. E in vari momenti dell'anno. E dice anche le parole che dovevano dire nel portare questo raccolto, queste primizie, e dopo una prima parte di riconoscenza di quello che Dio aveva fatto, riconoscere tutta la sua potenza, viene indicato di dire: e ora io porto le primizie, le mie primizie dei frutti della terra che tu, o Signore, mi hai data. E poi dice che dovrai deporre le primizie davanti al Signore, Dio tuo, lo adorerai e ti rallegrerai tu con le persone che avrai intorno per il bene, e per tutto il bene che il Signore, il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa. E quindi vi voglio invitare a presentare le vostre offerte con questo atteggiamento, con gratitudine verso Dio per quello che ha fatto, con questo cuore gioioso, personalmente, e anche con questa gioia nel condividere l'abbondanza che Dio ci dà e col quale ci riempie. E possiamo farlo già oggi, se volete,
attraverso la cassetta che c'è lì all'uscita con scritto offerta. Si può fare anche online, se preferite, dal sito di Opera. E se siete qui per la prima volta, ospiti, non preoccupatevi, non è qualcosa che chiediamo a voi. È qualcosa per noi che facciamo parte di questa Chiesa per sostenere quello che Dio sta portando avanti attraverso di noi e in questa città. Che bello aver ascoltato la parola da una persona che per noi è così cara come Rebecca, che insieme a Stefano sono stati parte per pochi mesi della nostra comunità. Che legami speciali crea il Signore nelle nostre vite, ovunque tu sia, un legame speciale Dio lo sta creando con le persone che ha messo a fianco a te e non sai in che modi un giorno li userà. Voglio ora chiudere questo tempo che abbiamo trascorso insieme con una bella promessa che il nostro Dio ci ha fatto. E la promessa è questa: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro ed una speranza, che possiamo vivere questa settimana ancora con queste promesse. Buona domenica.